Il savio loda la donna forte, le dita sue, dice, maneggiano il fuso. Volentieri vi dirò qualcosa sopra queste parole. La vostra conocchia è il cumulo dei vostri desideri, filate perciò ogni giorno un poco, tirate filo a filo i vostri disegni fino all'esecuzione e ne verrete infallibilmente a capo. Ma avvertite di non affrettarvi, perché attorcigliereste il filo con i nodi ed imbrogliereste il vostro fuso. Camminate perciò sempre e, sebbene andrete lentamente avanzando, farete però gran viaggio. Pace e bene a voi tutti. Auguro un vero cammino di santità. Oggi, dal pensiero di Padre Pio per la buona giornata, leggiamo un tratto di una lettera rivolto alle sorelle Ventrella. Qualche volta Padre Pio scriveva a una delle sorelle in modo personale, altre volte invece scriveva in maniera collettiva. Questa è l'esempio di una lettera collettiva, infatti inizia proprio dicendo «mie carissime figliole». E in questa lettera Padre Pio dà alcune indicazioni pratiche per la vita spirituale, per un vero progresso nella via della santità. E in uno dei suoi punti che sviluppa per dare questa catechesi sulla vita spirituale, Padre Pio scrive così: «Il savio loda di questo la donna forte. Le dita sue, dice, maneggiarono il fuso». Riporta questa espressione dal libro dei Proverbi. «Volentieri vi dirò qualche cosa sopra queste parole». Bello, vedete come Padre Pio fa proprio la catechesi a partire dalle espressioni della Sacra Scrittura. Questo ci incoraggia, cari fratelli e sorelle, metterci sempre alla scuola della parola per poter progredire. La vostra conocchia è il cumulo dei vostri desideri. Padre Pio si serve di questa immagine per chiarire come impegnare la propria vita nell'esercizio delle virtù. Filate perciò ogni giorno un poco, tirate filo a filo i vostri disegni fino all'esecuzione e ne verrete infallibilmente a capo. Ma avvertite di non affrettarvi, perché attorcigliereste il filo coi nodi ed imbrogliereste il vostro fuso. Camminate perciò sempre e, sebbene ci andrete lentamente avanzando, farete però gran viaggio. Viene spontaneo il proverbio, cari amici miei: chi va piano va sano e arriva lontano. È un po' questo che vuole dire Padre Pio: di non affrettarsi, di non avere premura, di non avere ansia, ma di fare bene ogni giorno il proprio dovere, esercitando quelle virtù che il Signore ci ha dato di poter esercitare. L'immagine di Padre Pio è l'immagine della donna che fila, no? Per fare una tessitura. Ecco, bisogna stare attenti, perché nella fretta, dice Padre Pio, si rischia di attorcigliare il filo e di imbrogliare il fuso. Era lo strumento che serviva per filare. Cari amici, noi sappiamo che davanti abbiamo un bel programma. È il programma dell'esercizio delle nostre virtù. Innanzitutto è necessario conoscere le virtù che il Signore ci ha dato. Come facciamo a conoscerle? In ascolto del Signore che ci parla. Lui parla al nostro cuore. E quindi la necessità di una vita interiore, cari amici miei, che oggi ci è impedita dai troppi rumori, dai troppi mezzi di comunicazione che abbiamo, che ci distolgono, ci distraggono. È necessario ritornare a una vita interiore.
Il Signore ha posto nello scrigno del nostro cuore i Suoi talenti, le Sue virtù, e ci chiede di metterle a frutto. E poi nel dialogo con il Padre spirituale, con colui che è stato posto dal Signore a guida della nostra vita di santità. È così che Padre Pio dice alle sue figlie spirituali proprio nel corso di questa lettera: guardatevi dal non nascondere nulla alla vostra guida, allora farete progresso nel vostro cammino. Cari amici, io penso che di questo abbiamo bisogno. Ciascuno di noi ritorni ad una vita veramente interiore. È l'invito che ci viene da Padre Pio. Lasciamoci consigliare da Lui. Lui è esperto in questo campo. E se noi facciamo tesoro della sua esperienza, possiamo senz'altro progredire nel nostro cammino di cristiani per giungere alla meta che il Signore ci indica. Buona giornata e pace e bene a tutti.